Hai mai sentito parlare di manipolazione mentale? Che cosa significa? Oggi ti racconterò 8 segnali per capire se ti stanno manipolando, se qualcuno sta cercando di modificare i tuoi atteggiamenti e le tue opinioni per un proprio tornaconto. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta, benvenuti o bentornati sul mio canale, canale nel quale parliamo di psicologia. Se la psicologia vi fa battere il cuore, questo è il canale giusto. Oggi torniamo a parlare di manipolazione, cioè di un insieme di tattiche e metodi che spingono le persone in modo consapevole o inconsapevole a modificare i propri atteggiamenti e le proprie opinioni sulla spinta di una sorta di ricatto emotivo, tanto che la manipolazione psicologica spesso viene definita come manipolazione emotiva. Ecco, tra poco ti mostrerò gli 8 segnali del fatto che una persona stia cercando di manipolarci, ma mi raccomando, seguimi fino alla fine per capire davvero che cosa significa manipolazione, perché te ne parlerò alla fine. So che le persone che stanno guardando in questo momento non vedono l'ora di vedere questi 8 punti, quindi andiamo subito diretti verso questi 8 segnali e dopo facciamo una discussione. Per cui, se ti piace la psicologia, mi raccomando, seguimi fino alla fine, perché nuovamente non è un trucco. Ti racconterò il mio punto di vista su queste tecniche e perché le persone utilizzano queste tecniche. Ok? Primo segnale, sensazione di colpa eccessiva. Quando sei all'interno di una relazione, di una situazione, di un gruppo e inizi a sentire di sentirti particolarmente in colpa senza alcun motivo, ogni volta che fai un piccolo errore, queste persone tendono a farti sentire eccessivamente in colpa, ecco, è molto probabile che tu sia davanti ad una sorta di manipolazione, perché quando si fanno le cose insieme, diciamo che c'è una corresponsabilità. Quando una delle persone all'interno di una diade o di un gruppo inizia a puntare eccessivamente il dito su una persona, facendola sentire sbagliata, inadatta, inadeguata, facendola sentire pressoché spesso in colpa, è segno di manipolazione. Stiamo attenti, questo primo segnale è molto indicativo, perché spesso le persone che fanno così non lo fanno neanche in modo completamente consapevole, ma dato che esse stesse non riescono a sopportare il senso di colpa, lo scaricano sulle altre persone. Quindi se sei di fronte ad una persona che spesso sbaglia ma se la prende con te, ecco, questa persona in modo consapevole o inconsapevole sta cercando di manipolarti. Secondo, sentimenti di inferiorità, di bassa autostima. Molte volte i manipolatori cercano di abbassare la nostra autostima, la sensazione di valore che abbiamo attraverso battutine, sarcasmo, non l'ironia, ma intendo il sarcasmo, quello pungente, e molte volte quando voi andate lì a dirle ma perché mi dici così, perché mi dici cos'ha, molte volte negano e dicono no, ma va, figurati se io cerco di abbassare la tua autostima. Sono persone che per sentirsi bene devono abbassare la stima delle altre persone. E quindi solitamente come le riconosciamo? Non solo quando cercano di abbassare la nostra, ma solitamente cercano di abbassare l'autostima di tutte le altre persone e passano il tempo a parlare male degli altri. Terzo, isolamento. Isolamento sociale, isolamento personale. Spesso i manipolatori tendono ad isolare le persone, le isolano dai propri contesti intimi, quindi dai familiari, dagli amici, dalle frequentazioni. Se inizia a frequentare un partner, un amico o un'amica o un gruppo di persone che inizia a dirti che sbaglia frequentare quelle persone, sbaglia andare da quella parte, sei la media delle 5 persone... No, questa è un'altra cosa, ci ho fatto un video, magari vai a vederlo, ma ecco, se usano qualsiasi scusa per isolarti dai tuoi cari, dalle persone che ti vogliono bene o da anche semplicemente delle amicizie che per qualche motivo a loro non piacciono, solitamente sei di fronte ad un atto manipolatorio o manipolativo. Quarto, comunicazione ambigua o gaslighting. Il termine gaslighting deriva da un vecchio film all'interno del quale il marito cerca di convincere la moglie della sua pazzia, del fatto che le sue percezioni non sono più veritiere. Si chiama gaslighting perché modificava, diciamo così, l'intensità di una lampada
A Gus, quando la moglie gli chiedeva «Ma qualcuno ha cambiato la lampada?», il marito rispondeva di no. Ecco, i manipolatori fanno qualcosa del genere. Cercano di farti credere che ciò che stai pensando, ciò che hai appena fatto, sia sbagliato, sia qualcosa da pazzi. Addirittura modificano la realtà attraverso una comunicazione ambigua, per fare in modo che qualsiasi situazione, diciamo così, sia sulle tue spalle, qualsiasi errore, diciamo così, di valutazione, qualsiasi, diciamo così, scollamento tra ciò che accade e ciò che le persone pensano, viene spinto all'eccesso. Ti faccio un esempio all'interno della coppia. Facciamo un esempio: un amico, una tua amica gelosa, un partner geloso che continua a raccontarti che durante quella festa hai continuato a guardare quella persona o quell'altro tizio, quando in realtà tu non l'hai guardato affatto. Ecco, nel caso della gelosia ci sono delle variabili un po' diverse che entrano in gioco, però solitamente queste persone, per dare ragione dei propri sentimenti, ad esempio il geloso, per darsi ragione della propria gelosia, aumenta un leggero sguardo o un leggero, diciamo, orientamento del corpo, dicendoti che in realtà ti ha visto farlo durante tutta la serata, perché semplicemente vuole avere ragione e modifica le tue percezioni fino ad arrivare a farti credere che davvero, magari anche inconsciamente, hai guardato quella persona. Quinto, sensazione di non avere scelta. I manipolatori sono molto bravi a farci sentire costantemente in colpa, come ti ho raccontato all'inizio, e dunque ci chiudono all'interno di quelli che i miei colleghi chiamano doppi legami. E quindi non c'è niente da fare, quindi non so, ci vediamo domenica là a questo appuntamento? Cercano di far tutto affinché la persona si senta costretta a fare le cose. Dunque, se senti una sensazione di costrizione ogni volta che quella persona ti chiede di fare qualcosa, se ogni volta che ti arriva il messaggio di quella persona pensi «Oh mio Dio, adesso sarò costretto, sarò costretta a seguire ciò che mi sta chiedendo», molto probabilmente sta usando tutte le tecniche che ti ho raccontato prima. Ti fa sentire in colpa, usa il gaslighting, usa una comunicazione confusa con l'unico intento di ottenere ciò che vuole, cioè semplicemente fare quello che vuole lui o lei e non quello che vuoi tu. Sesto, menzogne ritratte. In altre parole, i manipolatori spesso ti raccontano delle menzogne, anche perché usano spesso delle bugie per manipolarti, e quando, diciamo così, tu le sveli, le riveli, inizia a dire «ma guarda che questa era una bugia», negano assolutamente. Costruiscono insiemi di bugie per coprire le bugie precedenti. Dunque, se sei accanto a una persona che continua a raccontarti delle bugie, ecco, devi sapere che tutti più o meno raccontiamo delle bugie, ma se queste bugie servono per tutte le cose che ti ho raccontato prima, abbassare la tua autostima, farti sentire in colpa, sentirti costretto a fare delle cose, ecco, quelle bugie solitamente servono per manipolarti. Settimo, sovraccarico emotivo. Sovraccarico emotivo significa utilizzare le emozioni per farti fare qualcosa, come ad esempio il senso di colpa di cui abbiamo discusso ancora. Ma non solo, posso fare costantemente la vittima perché sento che tu sei una persona molto accudente e quindi ogni volta che mi serve manipolarti faccio pesantemente la vittima. O il contrario, magari sei tu che hai bisogno di accudimento e allora utilizzo la famosa tecnica che utilizzano spesso le sette, il famoso love bombing, una bomba di affetto che viene utilizzato per irretire i nuovi iniziati. Quando si entra all'interno di una setta, solitamente alcune persone vengono incaricate di riempirti di affetto, di accudenza, di farti sentire parte del gruppo, per poi in realtà usare questa cosa per manipolarti. Magari la volta dopo non ti badano, oppure semplicemente utilizzano queste sensazioni positive per farti sentire bene. Ecco, come fare a riconoscere questo sovraccarico emotivo? Solitamente queste persone usano solo le emozioni per farti sentire male o per farti sentire bene, ma non per fare qualcosa. Cioè non stringono un vero rapporto, non creano qualcosa di efficace, non perseguono degli obiettivi insieme a te. Semplicemente o ti fanno stare male o ti fanno stare bene solo per farti sentire o più vicini o più distanti da loro, sempre per manipolarti. Quindi in realtà tu potresti trovare delle persone che non hanno intenzione di manipolarti, ma semplicemente vogliono chiederti un appuntamento e quindi ti fanno molti complimenti, o al contrario delle persone un po' reattive che invece ti tengono lontano. Ecco, non tutti i sovraccarichi emotivi sono delle manipolazioni. Lo diventano quando una persona, ripetiamolo, vuole cambiare le tue opinioni e i tuoi atteggiamenti.
Infine, ottavo punto, le tue parole e le tue azioni vengono usate contro di te. Ogni volta che parli con queste persone, qualsiasi cosa tu dica, magari per uscire dalla gabbia della loro manipolazione, perché sì, in fondo ce ne accorgiamo quando qualcuno usa alcune di queste tecniche sleali per portarci dove vuole portarci, ecco, quando ce ne rendiamo conto, ecco che utilizzano le parole, gli eventi contro di noi. È tipico di queste persone avere come dei dossier mentali, cioè nel 1994 non mi hai salutato ad una festa, nel 2006 mi hai guardato male, nel 2016 non mi hai invitato al tuo compleanno. Capisci? Ora sto un po' esagerando, ma che cosa fanno? Fanno una specie di archivio mentale di tutte le cose che possono utilizzare nuovamente per farti sentire in colpa, per farti sentire sbagliato o sbagliata, perché questa sensazione eleva questi individui che hanno necessariamente bisogno di sentirsi superiori agli altri. Ovviamente tutti questi punti sono delle generalizzazioni e, come potresti immaginare, le persone possono anche manipolare a fin di bene, come quando un mio collega cerca di usare le emozioni per spingerti a fare dei compiti a casa, oppure per spingerti a fare una rivalutazione migliore di alcuni eventi che è raccontato nello studio dello psicoterapeuta, o quando un genitore cerca di convincere il proprio figlio a mangiare le cose sane rispetto a del junk food, magari spingendo sulle emozioni e a volte un pochino anche sul senso di colpa. Ovviamente dobbiamo stare attenti in qualità di esseri umani, una buona comunicazione non dovrebbe sfruttare le emozioni in questo modo, tuttavia ci sono dei contesti nei quali usare queste tecniche potrebbe essere utile. Dunque, ciò che ti sto dicendo è che la manipolazione in sé per sé è un termine troppo generico, anche perché accanto a queste manipolazioni abbiamo influenza sociale, persuasione, eccetera eccetera, cioè tutte quelle tecniche tra virgolette che servono per portare una persona gentilmente verso una certa direzione. Ovviamente anche la persuasione, anche l'influenza sociale può utilizzare delle cose emotive come quelle che abbiamo appena raccontato, ma la differenza di fondo sono le intenzioni di chi le utilizza, e ciò che sentirai in quanto persona magari manipolata è una differenza in quanto scelta. Chi vuole influenzarti, chi vuole persuaderti a fare qualcosa, persuaderti o persuaderti, vabbè, ci siamo capiti, chi vuole spingerti a fare qualche cosa non lo fa attraverso una specie di coercizione nascosta, e solitamente non ci sentiamo a disagio quando queste persone ci propongono queste loro alternative. Al contrario, i manipolatori ci fanno sentire costantemente a disagio, e dunque cerca di notare il disagio al tuo interno proprio attraverso questi 8 punti per capire se ti stanno manipolando. Ma c'è ancora un pezzettino molto importante. Se per caso segui il mio lavoro da diverso tempo, magari hai letto il mio libro Restare in piedi tra le onde, o addirittura hai acquistato il nostro videocorso Emotional Freedom, saprai che il primo caposaldo per la gestione emotiva è assumerci la responsabilità del nostro mondo emotivo. Cosa significa? Che se qualcuno ci fa sentire a disagio, tra virgolette, noi dovremmo sentire che quel disagio siamo noi a produrlo. Questo non significa però che dobbiamo fare finta di non provare quel disagio dicendo vabbè, sono io che sono sbagliato e mi sento a disagio, ok? Significa semplicemente che se non ci assumiamo la responsabilità di quell'emozione, continueremo a sentirci in colpa, continueremo tra virgolette ad essere ancora più manipolabili. Dunque il messaggio che ti ho dato oggi, o l'insieme di segnali che abbiamo appena visto, non sono, ripeto, necessari e sufficienti a determinare se qualcuno ti sta manipolando o meno, però di certo possono essere delle spie che ci dicono se magari qualcuno sta cercando di andare in quella direzione. Quando ti sentirai a disagio, quando ti sentirai in colpa, o se ti senti in colpa, o se ti senti bloccato o bloccata, mi raccomando, assumiti la tua e le tue responsabilità, che significa agire consapevolmente verso la direzione dove vuoi andare. Cosa vuol dire? Mi sento a disagio perché sento che Tizio continua a mandarmi messaggi per andare a fare quella cosa? Se mi assumo davvero la responsabilità delle mie sensazioni, gli scrivo: smettila di scrivermi, non voglio più sentirti, oggi non ho voglia di sentirti. Oppure semplicemente impariamo ad ignorarlo e assumerci la responsabilità delle emozioni che potremmo provare se lo ignoriamo, ok? Quindi il nostro mondo interiore sicuramente dipende dal
dalle interazioni che abbiamo. Sicuramente se stiamo accanto a un manipolatore può aver sconvolto il nostro mondo emotivo, ma dobbiamo costantemente assumerci la responsabilità delle nostre azioni, reazioni interne ed esterne. Nel caso non ci riuscissi, ovviamente il mio consiglio è quello di contattare un mio collega, di modo che tu possa lavorare sul tuo mondo emotivo e riuscire così ad uscire da queste sensazioni e da queste relazioni manipolatorie. Bene, ovviamente, come ti ho appena detto, questi segnali non sono necessari e sufficienti. Fammi sapere se per caso c'è qualche altro segnale che vuoi indicarci qua sotto, oppure se vuoi raccontarci come qualcuno ha utilizzato alcuni di questi segnali per manipolarti, e magari ci racconti anche come vi hai fatto fronte, cioè cosa gli hai detto, che cosa hai fatto nel bene e nel male. Ricordati che condividere le tue esperienze in modo ovviamente anonimo, in modo completamente riservato, aiuta non solo te ad esprimerti meglio, ma anche altre persone a prendere il coraggio per intraprendere quelle azioni per uscire da questa situazione. Molto bene, come al solito ti invito a mettere mi piace, a iscriverti al canale, altrimenti ti sentirai in colpa. No, questa è una manipolazione. Ci siamo capiti, iscriviti al canale, clicca su mi piace, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati? Beh, ora lo sai. E se vuoi praticarla in modo semplice e costante, ho creato un'app gratuita per te. Puoi trovarla sull'Apple Store o sul Google Play Store, oppure cliccando sul link in descrizione.